Buongiorno, seduta ordinaria di prosecuzione del Consiglio della Quinta Circoscrizione del 26 maggio 2021. Si procede all'appello nominale alle ore 9:39. Teresi Fabio, Presente. Aiello Andrea, Altadonna Presente. Salvatore, Presente. Cavaliere Giuseppe. Giuseppa, presente. Giuseppa, scusi, Buongiorno. e di Gesù Simona, Presente. Figuccia Marco, assente. Losardo Umberto, assente. Lucido Roberto, Presente. Palazzo Daniele, Stabile Francesco. Presente. Presente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quindi presenti sono? I presenti sono 2, 4, 6, 8 e 2 assenti. Allora, 8 presenti e 2 assenti, la seduta è il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno consiglieri. Buongiorno, presidente. Buongiorno a tutti consiglieri, buongiorno. Essendo, siamo in seduta di Buongiorno. prosecuzione, buongiorno. Il consigliere Stabile che ha appena salutato, il consigliere Palazzo che ha appena salutato, il consigliere Lucido che mi ha salutato poco fa, scrutatori. Qualcuno è contrario? Qualcuno si astiene? Approvati gli scrutatori. Presidente, per ordine dei lavori. Prego, consigliere Palazzo. Presidente, Per ordine intanto dei lavori. buongiorno. Ordine dei lavori. Visto e considerato che lei ieri era assente, l'altro giorno era assente e doveva, un attimo, Presidente, mi sto litigando con le cuffiette, aveva preso degli appunti la settimana scorsa, dei compitini da svolgere, dico se aveva notizie, visto che oggi è presente, ne vorrei approfittare in via Io anche domani eccezionale. sarò presente, siamo in seduta di prosecuzione, consigliere Palazzo, e tra l'altro fra un massimo un'ora dovremmo chiudere perché c'è questo, come voi sapete, questa inaugurazione del centro vaccinale, quindi per consentire la partecipazione ai consiglieri e tutti di andare, chiuderò i lavori. Quindi siamo in seduta di prosecuzione, domani in seduta ordinaria farò nelle comunicazioni, risponderò a tutte le Dice domande che mio si padre sempre che ha tempo non aspetti tempo, per Consigliere, dica questo a suo io padre, ha ragione, ma ci sono delle regole che vanno rispettate e Ok, quindi i consigli Presidente, di infatti prosecuzione chiedevo non in ci via sono eccezionale, comunicazioni. Presidente, ma infatti lo chiedevo in via eccezionale, poi sarà lei Assolutamente. che Siccome sta decide diventando una se regola, ho capito che sta non sta diventando una regola, diventando una purtroppo regola, siamo seduti di Presidente, prosecuzione. perché Presidente non sta diventando la regola, lei lo sa. Siamo sempre Consigliere Palazzo, stati domani io sono attenti. presente, tranquillo. Ok, mi fa piacere. L'aspetterò domani con tutti i Con ansia compitini e svolti. trepidazione, con ansia e trepidazione. Darò un voto sui compitini svolti. Farò il Grazie, maestrino di turno. grazie, grazie, Grazie a grazie. lei, Presidente. E allora, Presidente, consigliere posto De per Luca, ordine dei per lavori. ordine dei lavori, prego. Chiedo il prelievo del punto 54 da mandare in Commissione Cultura, se il proponente è d'accordo. Che cosa dice la proposta 54? L'ufficio lettura dell'oggetto della proposta 54. Un attimo che la presento. E allora, la proposta 54, produzione di un audiovisivo in collaborazione con gli istituti scolastici della quinta circoscrizione per la diffusione culturale, artistica e turistica del territorio circoscrizionale. A firma di? Consigliere Losardo. Ok. E quindi il consigliere di Gesù lei chiede che venga passata alla Commissione Cultura? Ma Sì. non era stata già passata in Commissione? No, questa proposta no. E perché?
Vabbè, consiglieri, c'è una proposta della consigliera Di Gesù di passare il punto 54 alla commissione per la trattazione, alla commissione cultura. Mi associo anch'io, io come proponente sono d'accordo, presidente. Allora, mi associo anch'io. Perfetto, allora si associa anche il consigliere Aiello, il proponente è d'accordo, quindi pongo in votazione diciamo la proposta di passare la punto 54 alla commissione cultura. Qualcuno è contrario? Qualcuno si astiene? Approvato, il punto 54 va in commissione cultura. Presidente. Consigliere Altadonna, prego. Sì, volevo chiedere però io lavori anche lei. Prelievo e invio alla commissione attività sociale, se il proponente è d'accordo, del punto 53. Leggiamo il punto 53 a questo punto. Buongiorno a tutti, scusate, sono presente, presidente, buongiorno. Buongiorno, consigliere Fiducci. Ricominciare a cantare per le cose, essere di nuovo agli uffici, leggiamo l'oggetto del 53, per favore. Allora, punto 53, attività ludico-educativa per bambini, ragazzi e famiglie, sia in piazza che nei parchi. Sempre il consigliere Losardo, proponente. No, signora, io non ho capito la prima parte, la può rileggere, per favore? Attività ludico-educativa per bambini, ragazzi e famiglie, sia in piazza che nei parchi. Ok. Qualcuno... Volevo sapere se il proponente era d'accordo. Il proponente è d'accordo eventualmente? Sì, sì, assolutamente sì. Ma non è un'area di grande entusiasmo, così lo sardo. No, no, avevo il dubbio se fosse anche cultura, ecco, per questo. Solamente per questo. E poi sono perfettamente in linea, ci mancherebbe. E avevo questo dubbio. È chiaro che se c'è, come si dice, comprende anche la cultura, come dice lei, si può fare anche una commissione congiunta. Anzi, ritengo che uno fa un ottimo lavoro e riesce a migliorare prima, anche quella di prima, essendo la creazione di un video con le scuole, visto che il Consiglio ha dato mandato alla Commissione Attività Sociali di occuparsi anche di scuole e sistemi educativi, potevamo farlo, però è per non intasare la commissione cultura che già è oberata. Lei è in commissione cultura, consigliere? No, però so che avete una fitta programmazione di lavori. No, pensavo che era in commissione cultura, ecco. Si vede che è una commissione che sta lavorando bene. Grazie. Assolutamente. Va bene, consiglieri, che si fa? Che facciamo? Ne diamo una e una, allora questa la diamo alle attività sociali e l'altra abbiamo dato alla cultura. La richiesta di mandarla in commissione attività sociale, qualcuno è contrario? Sottofondo musicale non manca, non guasta. E qualcuno si astiene? Va bene, ok, approvato, si manda in commissione attività sociale. Oh. Allora, ieri eravamo alla mozione dov'è che abbiamo sospeso ieri la seduta con Presidente, un intervento per ordine dei lavori, le dispiace per ordine dei lavori prego sì, per quanto riguarda le attività delle commissioni, Presidente. Allora, io ieri ho convocato sia la commissione speciale mobilità e traffico e la commissione attività sportive. Benissimo, chiaramente la commissione attività sportive prevede, è all'ordine del giorno, un punto
con, appunto, con il quale si richiede un sopralluogo presso i locali della palestra di Borgo Nuovo a largo Partinico per far sì che ci sia una verifica appunto dello stato dei lavori. Benissimo. Mi è giunta una nota a firma del funzionario, il dottore Castellana, con appunto la quale mi mette a conoscenza che la commissione non può effettuare sopralluoghi se non un permesso, uno star bene da parte del dottore Brucato, che è il nostro dirigente responsabile appunto del decentramento. Benissimo. Presidente, ancora una volta io devo subire questa mortificazione e non mi sta bene, mi scusi Presidente, anche poi io rifletto e dico una cosa, carissimo Presidente, ma se io faccio un sopralluogo e siamo tutti in videoconferenza, io non capisco, cioè io veramente non capisco come mi si possa proibire di recarmi sul sito che è oggetto di sopralluogo. C'è una norma che mi vieta ciò? Io non lo capisco, Presidente, perché se noi fossimo allora in presenza, e allora potrei anche capire, ecco, io non do il... autorizzazione perché non c'è il segretario che verbalizza tutto quello, ma qua siamo in smart working, caro Presidente, e a me chi lo vieta di, assieme al consigliere Palazzo, alla consigliera Cavaliere, di appunto di recarci sul sito e effettuare il sopralluogo? Noi rimaniamo eventualmente sempre con lo smartphone acceso, collegato in registrazione, si può fare tutto ciò che vogliamo. Ma non mi si può assolutamente vietare, proibire di effettuare un sopralluogo alla palestra per verificare lo stato dei lavori. Quindi gli altri lo possono fare, le altre commissioni che sono del comune sì e io no. Ma dove sta scritto, Presidente? Me lo dica lei dove sta scritto, Presidente. Me lo deve dire lei. Faccia questa cortesia, me lo dica lei. E io così me ne faccio una ragione. Io non le posso rispondere, perché se le dovessi rispondere, io per me si possono fare le commissioni all'aperto. Non capisco perché. Io stamattina ho sentito il dottore Castellano. Perché allora arriva questa nota di diniego, questa nota di diniego, che non mi si lascia il giustificativo. Cioè io sono smart working, Palazzo è smart working, Cavaliere è smart working, e non possiamo recarci lì. Ma stiamo scherzando. Consigliere Sardo, se le dovessi rispondere io, le risponderei che secondo me si possono effettuare le commissioni all'esterno e i sopralluoghi. Il problema è che chi certifica il funzionario è il dirigente. Stamattina io ho fatto una discussione, mi sono sentito col dottore Castellana, ho chiamato il dottore Brucato perché immaginavo che dovevo darvi qualche notizia su queste commissioni, non mi ha risposto. Tutta la mattinata cercherò il dottore Brucato e, se è il caso, anche l'assessore di riferimento, perché noi entro la giornata dobbiamo sapere cosa, almeno per averlo per iscritto, perché se lui si assume la responsabilità di dirmi no, lui me lo deve mettere per iscritto e lo deve motivare. Quindi in mattinata io farò lo stalker nei confronti del dottore Brucato, perché voglio la risposta immediata, positiva o negativa che pensa, ma me la deve mettere per iscritto, anche perché poi ci consente di fare i passaggi superiori che intendiamo fare. Quindi voglio la motivazione per iscritto. Esatto, ma io penso che nemmeno, io penso che non la darà, perché non la darà assolutamente mai. Non può non darla, Presidente, mi scusi, un punto su cui ancora insisto e batto è il discorso della videoconferenza, Presidente. Io rimango con lo smartphone acceso e tutto viene registrato in silenzio, non mi interessa niente, ma io lo faccio il sopralluogo, lo effetto il sopralluogo, Presidente, sia ben chiaro. A prescindere da tutto, io non mi faccio calpestare, non mi faccio asfaltare da nessuno, sia ben chiaro, io rivesto un ruolo istituzionale, io rappresento migliaia di cittadini, caro Presidente. Non è possibile che io venga mortificato in questa maniera. Purtroppo nel regolamento c'era scritto che non si effettuano le sedute esterne. Ma non è un regolamento che norma le riunioni in videoconferenza, Presidente. Assolutamente no. In modalità videoconferenza non c'è alcuna norma. Non c'è alcuna norma.
Io posso, ripeto, io non sono contro, io sono a favore, a sostegno di questa idea. Lo so, ma io, Presidente, ma se io non si assumo le responsabilità, Presidente, ma io non mi sto rivolgendo contro di lei, sia ben chiaro, Presidente, assolutamente. Non voglio che il mio intervento venga travisato, interpretato male, assolutamente. Perché anche perché so che lei sa che io la penso come lei. E il problema è che il dirigente si deve assumere la responsabilità di dirlo, e lo deve dire, non può non dirlo, perché altrimenti è omissione di atti d'ufficio, anche perché la richiesta, gli abbiamo fatto 6 richieste, quindi mi deve rispondere per iscritto, mi deve anche rispondere per iscritto, anche perché Presidente come consiglio ha dato mandato, poi il consiglio ha dato mandato alla commissione speciale di effettuare sopralluoghi per quanto riguarda la situazione delle strade, dei marciapiedi. Allora ma come lo fa? Come può lavorare? Come può agire? Io non lo so, Presidente, ma è mai possibile, Presidente? Cioè, c'è un mandato del consiglio che affida alla commissione speciale questo compito. Boh. Presidente, io rimango veramente trasecolato, sono amareggiato e deluso. Mai sono stato veramente così maltrattato, se non in questo periodo. Veramente, Presidente, veramente il ruolo istituzionale viene calpestato. Io ritengo non solo quello mio, ma anche degli altri. Mai siamo così in basso, mai. Proprio la dignità politica viene calpestata. E Luca, lo so, consigliere Losardo, ma la dignità politica è stata calpestata dal Consiglio Comunale tutto, consigliere Losardo. Quando noi dicevamo che ci stavano ammazzando in Consiglio Comunale, questo è il risultato. Oh. Spero che qualche cosa si muova nel più breve tempo possibile, Presidente. Nel più breve tempo possibile. Qua pensiamo soltanto a aumentare la Tari, la ZTL, e pensiamo soltanto a queste cose, Presidente, che vanno sempre contro i cittadini, però qualcosa che possa scaturire di buono per chi riveste lui istituzionale non se ne fanno assolutamente, specialmente per noi che siamo l'ultimo gradino, forse il pianerottolo. Va bene, allora consiglieri, visto anche questo ultimo passaggio e visto che fra un'ora circa ci sarà questa inaugurazione del centro vaccinale, io ho necessità di tempestare di telefonate il dottore Brucato, quindi io devo uscire dalla seduta e tempestare di telefonate il dottore Brucato. E poi fra un'ora sarò all'inaugurazione, perché devo risolvere questo problema. Quindi assume la presidenza il consigliere Aiello. Consigliere Aiello? Sì, presidente. Assume la presidenza che io devo risolvere questo problema. Qualcuno che la chiamavo, pensavo che non mi sentiva. No, non la sento, infatti non l'ho sentita. Va bene, ok. Sento male, non so perché. Va bene, ok. Assume la presidenza il consigliere Aiello. Ok, grazie, presidente. Sempre in merito all'ordine dei lavori, volevo un'informazione. Le commissioni sono convocate il 31 e giorno 1. Parlo in merito alla commissione cultura. Sì, consigliere Aiello, anzi presidente. Ok, grazie. Con il presidente della commissione. Andiamo avanti allora con i lavori. Sì, presidente, intanto, mi scusi, un ulteriore intervento finale. A me quello che dispiace, devo pure dirlo, che questa sorta di protesta, questa sorta difendere il nostro operato, di difendere il nostro ruolo, venga soltanto da me. Ecco, invece gli altri sembrano disinteressati a tutto quanto. Ma è possibile? Ma vogliamo darci una smossa tutti quanti? Anche a livello della quinta circoscrizione, e non ci facciamo calpestare in questa maniera. Ma mi sembra che da parte di tutti ci sia un disinteresse.
oppure io ho un interesse particolare, non lo so, io ho lo stesso interesse vostro, quello di portare a termine il mio mandato e di rappresentare i cittadini che mi hanno votato, e penso che anche voi, c'è stato soltanto un intervento ed è stato soltanto quello mio in merito a questo, ma non è possibile. Se gli altri siete, se gli altri siete tutti disinteressati, sapete cosa dico? Mi disinteresso pure io, ma non l'ho capito. Consigliere Losardo, io concordo con il suo intervento. Concordo col suo intervento, tant'è vero che quando il presidente doveva uscire dalla sessione adesso, ho detto: presidente, la chiamavo da un quarto d'ora, forse non mi sentiva, perché anch'io volevo intervenire in merito a questa cosa. Presidente, pure io volevo siccome non interessa nessuno, allora io a breve, se non ci saranno chiarimenti in merito, io mi dimetterò e da consigliere, componente della Commissione Cultura e da presidente anche della Commissione Speciale. Sia ben chiaro, io non intendo lavorare in questa maniera, mi dispiace. Faremo soltanto consigli quando ci saranno. Presidente, ma lei non può fare un processo all'intenzione, mi scusi. Lo saldo, perché purtroppo mi era arrivata una chiamata e ho chiuso la chiamata. L'ho sentita a tratti nell'ultimo intervento. Dico, se dovesse continuare questo stato, questo sì. Status, ecco, sicuramente io mi dimetterò da presidente della commissione e anche da componente della commissione sport e da presidente da componente della commissione speciale mobilità e traffico. Sia ben chiaro. Grazie consigliere Losardo, mi associo al suo intervento, ripeto, avevo mentre presidente, se mi posso io avevo chiesto la parola, però l'ho chiamato almeno 10 minuti a dire presidente, ma probabilmente non mi sentiva. Tant'è vero che gliel'ho detto quando mi ha lasciato la sospensione dei lavori a me. Sì. Presidente, come dicevo poc'anzi, c'è un mandato da parte del Consiglio della Commissione Speciale per l'Età. C'è un mandato. Abbiamo votato tutti, Presidente. L'abbiamo votato. Benissimo. E quindi la Commissione non può operare. Non può operare secondo l'amministrazione. Benissimo. Questo, se il Presidente poc'anzi mi sentiva, il mio intervento era dovuto a questo, e stavo dicendo proprio questo, che la cosa ancora più grave è quella che fino a qualche giorno fa la commissione del comune di Palermo, non ricordo qual era, si è inoltrata andando nei locali della palestra di Borgo Nuovo, per cui loro hanno fatto un sopralluogo in presenza, diciamo, nello stato dei lavori. Non so perché a noi questa cosa viene negata. Era questo quello che volevo aggiungere. Presidente, sì. Posso quando... Posso? È sempre l'ordine dei lavori, consigliere Palazzo? Sì, no, in merito a questa vicenda. Ma io dico che secondo me debba intervenire quando ci sarà, secondo me, il presidente. Dico, lo può dire anche a me questo... Ma il consigliere Losardo, nonché il presidente della commissione forte, ha fatto un intervento molto chiaro e preciso. Ma lamentando. Infatti, stavo questo intervento il presidente dell'aula. Poi dico, decida lei. Il presidente della commissione rappresenta la commissione, su questo non c'è dubbio. Quindi, comunque, fare l'intervento. Su quello che ha detto il presidente Losardo, dico, secondo me poi diventava superfluo, perché lui rappresenta due commissioni, una speciale e una permanente. Quindi il fatto è che il consigliere Losardo comunque dica che noi non abbiamo fatto l'intervento, alcuni consiglieri non abbiamo fatto l'intervento perché non sono interessati, non direi, il consigliere Losardo lo sa che noi siamo interessati a fare i sopralluoghi, e l'altra volta avevo fatto un intervento io stesso che non avevamo avuto l'autorizzazione per poter stabilire se in una strada ci c'era stato negato il sopralluogo. Quindi l'altra volta il mio intervento già l'avevo fatto, ma il presidente, fra i compitini che avevo lasciato l'altra volta, è venuto senza avere risultato.
quindi oggi l'altra volta l'ho fatto io, l'ha fatto il consigliere Losardo, domani lo farà qualche altro. Comunque la vicenda è da affrontare con il dottor Brucato e direi intanto di invitarlo con urgenza in consiglio per evitare ogni fraintendimento. Quindi, Presidente, se possiamo invitare il dottore Brucato non sarebbe male. Ok, questo grazie consigliere. Presidente, okay. Ed era inerente, se vi ricordate, c'è la registrazione dell'altra volta che io avevo chiesto i sopralluoghi perché ci stavano calpestando. Ok, grazie consigliere, ovviamente. Grazie consigliere Palazzo. Presidente, posso? Ok, io condivido anche quello che ha detto il presidente, il consigliere Losardo. Questa ovviamente è l'ennesima disorganizzazione, l'ennesima mancanza di rispetto nei confronti nostri da parte dell'amministrazione, però secondo me non possiamo né fermarci né piangerci addosso, fatemi passare il termine che non è neanche corretto. Io ho una proposta da fare, dico, per me possiamo comunque portare avanti il lavoro della commissione speciale mobilità e traffico vedendoci il pomeriggio dopo il consiglio, e in un qualsiasi momento si decide tra noi e si vanno a fare i sopralluoghi e poi durante la commissione ci colleghiamo online da casa, visto che questo almeno ci è concesso. Dico, questa potrebbe essere una proposta per non bloccare appunto i lavori. Solo questo. Grazie presidente. Grazie consigliera Di Gesù. Sempre su questo tema e sull'ordine dei lavori, ci sono altri interventi? Non ci sono. Presidente, mi scusi, presidente. Io innanzitutto ringrazio la collega Di Gesù per la condivisione del mio pensiero. Si vede giusto che la pensa sicuramente come me. Per quanto riguarda la sua proposta di collegarci di pomeriggio, effettuare sopralluoghi di pomeriggio, non mi sembra che io possa condividerlo. Io già dedico tantissime ore all'attività politica nelle ore antimeridiane, nelle ore anche pomeridiane ne occupo, sicuramente dedico molto tempo all'attività politica, però chiaramente non posso fare vincere all'amministrazione questa disputa, nel senso che io quindi mi arrendo e mi faccio le riunioni di pomeriggio. No, assolutamente no. Decido io come e quando debbo riunirmi, non debbono decidere gli altri. Cioè, nel senso, gli altri per l'amministrazione, quindi, che l'avrebbero vinta sotto questo aspetto. Io mi riunisco, io convoco la commissione quando decido io, quando decidono i miei colleghi, sia ben chiaro. Grazie. Grazie consigliere Losardo. Non ci sono altri interventi in merito all'ordine dei lavori? Presidente, quindi stiamo valutando di fare intervenire il dottore Brucato in consiglio. Consigliere Losardo, lei ha fatto una richiesta. Daniele Palazzo. Chi si mette a conoscenza al presidente della sua richiesta, e il presidente è chiaro che convocherà il dottore Brucato, valutando bene la faccia. Presidente, è vero che lo deve valutare il presidente Taresi, ma in questo istante lei sta presiedendo e secondo me l'invito lo può fare partire anche lei. Io la ringrazio per secondo il suo me, input. Presidente. Io la ringrazio nel suo confronti, ma io non lo farò istituzionalmente, e correttezza vuole istituzionale, lo dirò al presidente. Se il presidente non lo farà, lo farò. Grazie. Okay. Attendo notizie. Palazzo sempre. Ci sono altri interventi in merito all'ordine dei lavori? Se non ci sono altri interventi, siccome per noi oggi, penso che per noi tutti, è una giornata
importante perché si inaugura il centro hub vaccinale in un territorio della quinta circoscrizione, che è uno dei fiori all'occhiello della città di Palermo e che si inaugura nel nostro territorio. Per cui io chiudo la seduta per dare la possibilità a tutti i consiglieri di partecipare all'inaugurazione del centro hub al centro commerciale La Torre. La seduta è chiusa. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Buongiorno.